questa assemblea. Sì, il bilancio è sicuramente provvisorio, nel senso che l'occupazione dell'ex-CEO è venuta a termine di un'assemblea d'Ateneo che è stata costruita in alcune settimane partendo dalla necessità studentesca di lottare contro le privatizzazioni e la dismissione del patrimonio pubblico immobiliare. Però l'assemblea, data anche la peculiare situazione in cui ci troviamo, quella in cui il governo Monti cerca di, a fronte di una crisi che avanza e di un indebitamento sempre più forte nei confronti di famiglie e studenti precari, di tenere un consenso basato sulla pacificazione, è stata quella di necessariamente guardare più in là, guardare oltre, ed è per questo che l'assemblea sul diritto allo studio si è trasformata in un'assemblea per il reddito e per la costruzione di percorsi che non si fermassero ovviamente a denunciare i tanti problemi e le sfighe, ma partendo dalle responsabilità locali di questa amministrazione, di questa azienda che vede privilegiare gli interessi di immobiliaristi e di una lobby che segue sicuramente il profilo dell'austerità, scaricandola con l'aumento dei costi, l'aumento delle tasse regionali che sarà appunto, vorranno farlo nelle prossime settimane. E la dismissione del patrimonio pubblico immobiliare, quella di invece intraprendere un percorso di lotta, di partecipazione che sappia anticipare anche le mosse che verranno da parte delle controparti, mosse che sono all'insegna dell'austerità, dell'impoverimento, di una tendenza alla privatizzazione che anche dalla fasciazione della mensa si evince come l'obiettivo di questa amministrazione. Ma l'Assemblea appunto si è confrontata con la necessità di riprendere un percorso di lotta, di partecipazione, di costruzione anche di spazi di autonomia in cui costruire effettivamente la riappropriazione del diritto allo studio. E su questa esigenza di costruire la riappropriazione abbiamo deciso a termine di un'assemblea di consegnare il documento uscito dalla discussione di stamattina che ha coinvolto centinaia di studenti e studentesse alla dirigenza del diritto allo studio per comunicargli che qui hanno un problema. Noi siamo questo problema sono gli studenti, i precari che non ci stanno ad accettare la retorica del merito, la retorica dell'austerità, la retorica dei sacrifici, a fronte di una situazione insostenibile. Dalle piccolezze becere dei 130.000 euro che guadagnano i nostri dirigenti del diritto allo studio a una dimensione sicuramente più generale, che è quella che vede miliardi e miliardi di euro, centinaia di miliardi di euro date alle banche e al sistema del debito per non farlo fallire. Con un costo che poi paghiamo noi, l'assemblea di oggi ha deciso appunto di intraprendere un percorso di lotta che ha visto materializzare e sostanziare questo discorso, che è un discorso forte, un discorso che non si fermerà d'ora in avanti, con la riapertura, la liberazione di un emblema che è appunto l'ex servizio editoriale universitario, chiuso un anno e mezzo fa, perché un costo. Perché in debito rispetto al pubblico, un costo, un debito che ovviamente ha privato e sta privando migliaia e migliaia di studenti di dispense e testi a basso costo, quali erano appunto i servizi che erogava il CEU, e noi abbiamo deciso di riaprirlo e da qui dentro costruire una biblioteca digitale ed una cartacea. Abbiamo deciso di intraprendere qua un servizio che è quello appunto della conoscenza e dell'organizzazione di questa composizione universitaria per intraprendere nelle prossime settimane, già partendo dalla data del 2 aprile, giorno dell'aumento della mensa, dell'applicazione della fasciazione, percorsi di lotta che vedano questa primavera riscaldarsi di lotte, di conflitto e soprattutto che vedano ritornare la partecipazione universitaria in prima persona come il primo elemento su cui rifondare un pubblico ormai in crisi e rifondarlo nella prospettiva ovviamente di una mobilitazione che deve essere generale. L'università, i saperi, il diritto allo studio e di conseguenza anche il reddito per noi sono misure centrali. L'assemblea di oggi è stata straordinaria proprio perché è riuscita senza un briciolo di vittimismo ad articolare una prospettiva di lotta e a concretizzarla da qui ed è per questo che d'ora in avanti, insomma, da questo spazio, insieme a quelli che già sono aperti in città, costruiremo questi percorsi di lotta che non si fermeranno di sicuro di fronte a una governance in crisi come quella rappresentata dall'amministrazione del DSU regionale.